Vittoria sofferta per il notaresco che approfitta di un infortunio del portiere Azzeni per sbancare il capo i prati di Fiuggi. Formazione tipo per Epifani che in avanti si affida al tridente Olcese, Banegas, Marchionni. 4-3-1-2 per Incocciati che conferma Basilico come trequartista mentre c'è l'esordio dal primo minuto per Fall in attacco. Il notaresco non approccia bene la partita e rischia subito di pagare dazio al quarto d'ora, ma il calcio piazzato di Basilico non ha la giusta forza e finisce fuori. Massimo Epifani non è contento e cerca di scuotere i suoi, ma vicino al gol vanno ancora i padroni di casa sempre con Basilico, ma questa volta al dire di no al capitano ce la traversa. Per vedere il notaresco pericoloso dobbiamo attendere la mezz'ora, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione svetta più in alto di tutti Speranza, ma la sua spizzata non trova la porta. Continuano a faticare i rossoblù che devono fare i conti anche con la sfortuna. Al minuto 42 Blando accusa un problema muscolare, così Epifani al suo posto manda in campo Massarotti. Gli abruzzesi provano a chiudere a sorpresa in vantaggio la prima frazione di gioco, ma la punizione di Frulle è respinta da Falle nei pressi della linea di porta. Con gli stessi 22 in campo la ripresa vede subito pericoloso il notaresco che dagli sviluppi di un corner calciato da Frulla Bianciardi fa valere i suoi centimetri, ma la mira è imprecisa. Vive un altro piglio la ripresa della formazione rosso-blu che si distende in ripartenza al tredicesimo con Banegas, il quale serve la corrente Marchionni che impegna in corner Azzeni. Il Fiuggi sterile nella ripresa si fa vedere in avanti al 28esimo con una conclusione di Papa Serio salvata in corner da Speranza. Passano 2 minuti e il notaresco si divora una ghiotta occasione. Dos Santos appena entrato allarga per Marchionni, ma il cross dell'esterno viene cestinato incredibilmente fuori dallo stesso Dos Santos. Al 36esimo il vantaggio ospite, retropassaggio di Del Duca verso Azzeni, il quale commette un errore nello stoppare la sfera che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Il Fiuggi accusa il colpo e fatica tantissimo a trovare Pertuggi per il pareggio, da notare solo una conclusione di Foglia che si perde alta sopra la traversa. Al triplice fischio finale, gioia in casa notaresco che con questo prezioso successo si porta a soli 2 punti dal campo basso.